Leila, ciurma! Non vi aspettavate questo video, probabilmente se avete visto la pagina Facebook o la pagina di Google Plus, ma questo video esiste perché in un modo inaspettato sono riuscito a trovare un attimo di tempo. Non so se uscirà sabato alle 14, ma cercherò di farlo uscire sabato come minimo, e se no al massimo uscirà domenica. Speriamo. Allora, innanzitutto io ho lavorato molto sulla questione delle lampade nel frattempo e anche molto su parecchie questioni relative alle farm sia di legno che di cotone di grano. Sulle lampade avevo risposto al commento di Sam con due mod che avevo trovato che potete trovare appunto in risposta al link di Sam sotto lo scorso video. In realtà, nel frattempo, parlando sul canale IRC che trovate su Freenode, quello di Mindtest, se per caso voi non lo conosceste, con Giorda che è saltato fuori che lui ha creato da poco una mod sua che si chiama Giordax Lamp, cioè Giorda scritto così, Giordax Lamp. Ah, ho pure cambiato versione di Mindtest perché serviva l'ultima e non so come mai c'ho il testo piccolissimo, non so se nelle opzioni. No, change keys. Tra l'altro non mi funziona l'audio. Boh. Salvare. Non mi funziona l'audio. Stavo dicendo che appunto mi ha parlato di questa mod qua e io l'ho scaricata per provarla. In pratica, uno mi ha spiegato che ci sono i blocchi colorati, non costano troppo, ma forse cambierò la ricetta, adesso bisognerà vedere un attimo. E appunto sono colorati per ognuno dei colori presenti su Mindtest, come potete vedere, per ognuno dei colori che potete ottenere dai fiori, eccetera, eccetera, ognuno dei famosi dye. Di questi c'è una lampada corrispettiva. Perché premo invio e non premo questo. E in più illuminano queste non c'entrano niente. Sono le altre. In più illuminano parecchio più di una torcia da quanto mi è stato detto. Allora io mi sono givato questo qua che potete vedere che è di colore verde e possiamo vedere effettivamente che a me sembra illuminare parecchi più di una torcia. Allora, perché lui, togliamo tutte le torce intorno. Lasciamo solo lui. Anche questo togliamolo. Col piccone, vai. Anche questo. Solo lui. Allora, solo lui diciamo che arriva fino a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diciamo 6 blocchi. Sì, fino a qua arriva discretamente. Io conterei quello ancora come. No, facciamo così, 5. 5 blocchi, questo è ancora parzialmente illuminato, secondo me, questo è più scuro. Sì. Questo è più scuro ancora. Facciamo 5, mi sembra 5. Adesso lo rompiamo questo, ecco, non ci vedo più un case di niente, lol. E mettiamo. Ah, ho rotto anche un blocco in più. Porca pupazza. Vabbè, mettiamola qua. Non ho capito, ma. Ah, perché ho rotto quella, lol. Mettiamo questo per ora. Invece una torcia. Io direi 1, 2, 3. Sì, è un blocco in meno. Si nota soprattutto da quella parete là. Se guardate là, prima arrivava questo blocco qua la luce, mentre ora arriva tipo quello sotto. È forse un blocco in meno che illumina. Sì, la situazione è parecchio diversa. Mentre invece quella là illuminava davvero poco, come vi potete ricordare. E inoltre, per fare queste si utilizza il ferro. Il processo di produzione è leggermente più complesso, ma non è tanto un problema. Allora, in pratica bisogna fare prima il frame of the lamp, che non guardate quello,
viene fatto con appunto il legno, una torcia, il legno, tanto abbiamo la farm di alberi e non è un problema. La torcia non è un problema perché tanto avremmo dovuto usarla. E il ferro, che comunque è un materiale che si trova abbastanza in quantità e dovremmo averne abbastanza. Se per caso si rivelasse troppo costoso, vedrò di cambiare magari la ricetta con qualcos'altro. Non so ancora non ho ancora in mente di preciso che cosa. Forse potrei mettere del vetro, anche se il vetro, come potete vedere, viene già poi utilizzato per questo. Magari potrei cambiare la ricetta direttamente di questa a fare questa, che si può costruire direttamente così, ma con il vetro. Potrebbe essere un'idea fare già questo, la framed glass of a lamp, con 4 di vetro, 4 di legno e una torcia, che comunque non è costoso, anche perché il vetro l'abbiamo potenzialmente infinito, perché con i macchinari della Technic possiamo ottenere la sabbia cuocendo la cobblestone e grindando la stone, e poi cuocerla per ottenere vetro in modo abbastanza semplice. Detto questo, comunque mi sembra una buonissima opzione. E in più, oltre a questo, rispetto a queste qua della Mesecons, hanno il fatto che non hanno bisogno di nessun collegamento, nessun impulso fornito, insomma, no? Quindi io direi che queste le possiamo anche buttare via e tenere queste. Adesso mettiamo un attimo un po' di torce. Se posso raccoglierla, no. Mettiamo un po' di torce in giro, poi andremo a farle. Altra questione che ho affrontato parlando con un tale Tame, con un 4 però, T4him. Questo tizio qua, non so se riuscite a leggerlo, vabbè, comunque è quello. T4IM, insomma, mi ha spiegato che hanno aggiunto da poco nell'ultima versione della Technic un oggetto che permette di tenere caricati i chunk. Sapete quella cosa che io agognavo da una vita e mezza? Bene, eccolo qua. Si chiama Admin Anchor. Administrative World Anchor, e si può settare su un tot di raggio, tipo di base è un chunk, mentre così è 10 chunk a 12 su 12, dice, forse perché a metà tra due, non lo so. Boh, non facciamoci troppi problemi. Comunque, così dovrebbe essere attivo e tenere caricati 12 chunk. O 10, boh. Cioè, io gli ho messi raggio di 10. Ma map blocks. Sì, perché i node sono questi, i blocchi invece sono quelli di 36x36. O era 8x8. No, no, non è così, deve essere in un altro modo comunque. Comunque questo è un oggetto che viene dato semplicemente con... cioè ce lo puoi solo givare, questo è stato fatto soprattutto per i server, perché aggiungendo un modo per craftarlo, uno l'avrebbe craftato e avrebbe reso il server probabilmente ingiocabile, perché questa è una questione che aumenta esponenzialmente l'utilizzo, diciamo, della RAM del computer, perché appunto deve tenere caricati dei chunk in più, e in un server quella situazione potrebbe diventare critica, mentre nel single player era una questione molto utile. Il comando è give me, come sempre per givarsi gli oggetti, technic, due punti, no, world admin anchor, così, scritto così, admin trattino in basso anchor. Detto questo, allora io setterei un punto qua. Sì, un punto qua che non mi ricordo mai come. Travel pad. Era set. Travel set. Così forse. Travel set lo chiamiamo cittadina.
No, ecco, non era Travel 7. Io non mi ricordo mai. TP7. TP. No. TP7. Cittadina. Ok. Allora, adesso facciamo un TP go casa. No, TP. C'era un TP list, vero? TP. Proviamo con travel points, magari ce li elenca. No, se fosse travel pads. No, mi dice l'ultimo che sono stati aggiunti, ma non sto dicendo questo. Allora facciamo un attimo help. Ci deve essere però una funzione per pappappero per elencarli tutti, tipo tell time, TP back, TP drop, proviamo a vedere TP drop. Spero di non far casini, TP drop. Ah no, forse per eliminarne uno. Perché... Ah, help all, proviamo con help all, magari ci mette anche quelli che non... Sono altri. Casa Chromium, cittadina, Deep Diamond, Gold, Maze, Mithril, Silver, Tin, nave con la N minuscola. Che schifo! Casa. Quindi TPGO casa. Poi metteremo anche un paddino là. Sì, tutta un'altra cosa. Ragazzi, ho messo il vetro che si connette, diciamo, nelle impostazioni di questa versione di Mindtest, che è una non è una versione stabile, è una versione... Nelle impostazioni l'ho trovato così girando per caso. Forse dovrei sistemare quelli là, però guardate, è tutta un'altra cosa. È davvero tutta un'altra cosa. Ok, che ci sono queste righettine qua, ma anche in Minecraft ci sono, che sono parecchio odiose. A me piace di più. Mi piacerebbe di più il vetro trasparente, ma sul serio è trasparente, no? Cioè, così sembra che c'è il vetro rigato, uno schifo. Qua c'era scritto qualcosa ma non esiste più niente. Torniamo su tutta un'altra cosa. Vediamo su che effetto fa la casa con il vetro trasparente. È tutta un'altra visione. È tutta un'altra visione. Davvero, è uno spettacolo, ragazzi. Cioè, io mi commuovo. No, vabbè, mi commuovo anche troppo facilmente. Sto lavorando anche a una soluzione a questo che si sta rivelando molto più complesso di quanto dovesse essere in realtà. Perché? Di nuovo spiegazione tecnica, questo sta venendo un video molto tecnico, ma spero abbiate un po' di pazienza. Guardate! Ho messo nelle opzioni le foglie che si muovono ed è... Oh! Che spettacolo! E questi fiorellini bellini da dove vengono? Da dove vengono questi fiorellini? Scusate, che mondo è questa roba qua che ci mette questi fiorellini? Oh, mi perdono un sacco di cose. Allora, vogliamo questi fiorellini? No, anche metto la texture. La texture. Ma solo delle viole. Vediamo se davanti a casa... Sì! Anche metto la texture, ma perché? Cioè, GG, perché è un sacco sexy sta... Ah, ho dovuto togliere le fancy... Leaves perché andavano in conflitto con la mod, quella delle lampade. Ma... Oddio. Credo che sia compensato dalle foglie che si muovono. Ok, no, quelle sono davvero inguardabili.
però noi facciamo finta di niente. Non le guardi, chiudiamo gli occhi. Cosa stavo dicendo? Perché mi perdo, ragazzi? Ah, sì, allora, una cosa. Prima cosa è che il problema persiste per il fatto che l'oggetto uscendo da qua può avere due direzioni. Una volta andato in quella direzione, ci spiega questo T for him, tame, non so come pronunciare quel 4 e mezzo del suo nome. Non torna mai indietro. Nel senso, lui sa che è venuto da qua e allora non tornerà più qua. Il problema è che quindi se lui becca il 50% sfavorevole a noi, no? Il 50% quello di andare a destra, è buonanotte al secchio, arriva là. E poi, citando le parole di questo utente, no? Dice: "What the heck?" E in pratica non sa che cosa fare qua, perché dice: "Ehi, io arrivo di là, mi hanno appena detto che non posso tornare indietro, questo tubo davanti a me mi dice che sono obbligato a tornare indietro, che cosa cazzo devo fare?" Allora, tipo, implode ed esce fuori, no? Ed esce fuori dal tubo e viene droppato per terra. Quindi alla fine, cioè, era poi un'illusione il fatto che avesse risolto tutto. Un modo per risolvere sarebbe quello di distaccare di uno i notebreaker e di posizionare tra ognuno di essi, cioè nel punto qua in cui si collegano, un one-way tube, che però one-way, no, aspetta, metto one perché non so come è scritto one-way. Eccolo qua. Sì, era staccato. Che costa un porca miseria di fracco di porca miseria di fracco, fracco di fracchi. Dice perché così lui è obbligato ad andare in quella direzione. Però porca miseria! Cioè viene a costare una roba stra enorme. Stra enorme. Perché anche con i sorting pipe, se io gli dico: "Wey, guarda che devi andare in quella direzione e non puoi andare in questa direzione", il problema è che poi lui non prende neanche in input quello che arriva da qua, a questo punto. Perché appunto lui non prende da questa direzione quel tipo di oggetto. Quindi anche qua ci sarebbe un conflitto. L'unica cosa sarebbe quello di mettere one way tube. Però un one way Huawei. Un one way tube tra ognuno di questi è una situazione strassurda, nel senso che non, cioè, avete idea di quanto verrebbe a costare per tutta questa massa di robe qua? Cioè, questi sono 10 per fila, 30, 60. Sono 10 per fila, vero? 2, 4, 6, 8, 10. Sì, dovrebbero essere 10 per fila. Quindi 60 di questi e 60 one way tube vuol dire 60 cristalli di mese, cioè così a gratis. No, 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 mi sembra una cosa davvero troppo assurda per essere vera. Bisogna trovare una soluzione alternativa. Adesso parlerò di nuovo con questo tipo perché gli dico: "Ma cioè, ti sei fumato il cervello, come posso permettermi di fare una roba del genere?" A meno che non abbiano cambiato versione della Pipeworks nel frattempo e io non l'abbia aggiornata, perché io, come sapete, sono pigro e non aggiorno le mod. Però, se per caso la versione delle Pipeworks non è cambiata, è una roba esosissima, cioè nel senso non posso permettermi una questione del genere. E boh, torneremo sull'argomento. Comunque mi hanno poi anche parlato del fatto che effettivamente possono essere ripiantati i semi tramite so se della Pipework o se della Maze con. Deve essere della pipework, deve essere il o il deployer o il dispenser. Ma forse è il deployer che ci serve in questo caso, sì. E in pratica agisce come un click col tasto destro del giocatore. E di conseguenza aggiunge il coso. Solo che bisognerebbe fare una roba complessa, nel senso ci andrebbe per ogni singola pianta di grano ci andrebbe un node breaker qua, un come ho detto che si chiamava, deployer qua, la pianta qua,
ci deve essere il collegamento con i cavi di Mesecon sopra, ci deve essere il collegamento qua per quello che esce, però con il sorting che lo porta qua al, come ho detto che si chiamava? Deployer. E inoltre deve dare dei semi in modo uguale a tutti i deployer, in modo che non vadano tutti a uno, perché comunque, cioè, se il l'inventario del deployer è come lo sto pensando io, cioè un inventario come quello in Minecraft, un 9, 9 slot. 9 slot da 99 vuol dire praticamente 900 semi. Come cavolo fai a fare 900 semi? Cioè posso anche mettere World Anchor qua, però 900 semi per ogni deployer ci passa una vita e mezza. Cioè sono 900 semi per 60 deployer, cioè quindi vuol dire una roba assurda. Quindi bisognerebbe mettere un modo per calibrare ognuno, cioè ognuno abbia come un tubo diverso che sorta di qua e che sorta di giù. Quante costano le sorting pipe? Costeranno un macello di macelli. Sorting pneumatic tube segment, infatti costano 4 cristalli. Sempre meglio di un come si chiama? Sì, crystal fragment, un frammento di cristallo. È sempre meglio di un cristallo, però anche quelli costano un sacco perché bisognerebbe farlo per ognuno di essi. Bisognerebbe trovare un sacco di mese. A tal proposito, arriviamo a un altro argomento e non stiamo concludendo niente. Un sacco di argomenti per poi non concludere niente. Però alla fin fine il video non doveva neanche uscire, quindi state sereni. Stava dicendo il mese, serve un sacco di mese, ah sì, questione query. Allora, questione query, ho parlato sempre con lo stesso utente, avrò parlato un intero pomeriggio con quel povero utente che sarà rimasto là tutto il tempo a rispondere alle mie domande. A proposito del query, e lui mi ha risposto: ehi, ma guarda che il query, oltre a farlo con i reattori nucleari, che però sono uno sbatti enorme, i reattori nucleari, ok, che ti danno un fracco di potenza, ma voi non sapete quanto ci va di tempo per configurarne uno. Mi hanno parlato di tipo 40 ore, no? 40 ore di gioco per riuscire a configurarne uno. E io dico a quei cari ragazzi: ma voi siete pazzi? Io non perdo 40 ore di gioco per configurare un reattore nucleare, c'ho ben altro da fare nel mio mondo, nella mia vita e bale vari. Quindi fa più ai reattori nucleari. Però appunto mi hanno detto che poi, sempre questo utente, mi ha detto che si possono utilizzare invece i geothermal generator, che vi ricordate che non avevo chiesto, non avevo più chiesto come funzionavano dopo l'aggiunta dell'ossidiana. In pratica c'è un metodo un po' particolare, diciamo, ce n'è ancora di geothermal generator? No, no, forse non ne avevo mai fatti. No, non ne avevo mai fatti, almeno in questo mondo. In pratica il sistema funziona così. Visto che non posso mettere come un tempo geothermal generator qua, acqua qua, acqua qua, lava qua, lava qua, perché altrimenti diventano ossidiana. La questione è di fare solo da due capi, ma farlo scendere sotto. Nel senso, facciamo conto che questa sia la sezione tagliata, no? Allora, qua noi poniamo il nostro geothermal generator in mezzo con il cavo sotto, in modo che appunto passi la corrente. Da questo lato mettiamo l'acqua, da questo lato mettiamo la lava e lasciamo un buco sotto in modo che coli, che scorra. A questo punto mi è stato garantito che il geothermal generator funzionerà al 100% della sua efficienza. E questa cosa può essere anche fatta su più livelli, diciamo, cioè posso mettere un geothermal generator qua con lava e acqua che scendono. E ne fruirà anche il geothermal generator, che posto due blocchi sotto di lui. Quindi si possono fare dei muri e delle schiere enormi di geothermal generator. E a tal proposito, per il query mi dice che ne
servono semplicemente, tra virgolette, 36 di geothermal generator. Ricordo che comunque i geothermal generator sono un macchinario low voltage, quindi il fatto che siano 36 io mi aspetto ben di peggio, diciamo, nel senso costerebbe molto di più, credo, fare un sistema di pannelli solari. Poi c'è da dire che quello ci serve tutto sottoterra, e sottoterra non possiamo avere l'energia del sole perché siamo 500 blocchi sotto il suolo, quindi sotto la fonte di luce. Quindi potrebbe essere un modo per accumulare il mese. Ci proveremo a lavorare. Mi informerò, ci proveremo a lavorare. Adesso pensiamo una cosa per volta. Altra questione interessante di cui volevo parlare, che mi sono perso nel frattempo, era riguardo a... Perché mi scordo le cose, ragazzi? Ciurmetta mia. Sto parlando di quelli. Ah, sì, il query scava però comunque solo 100 blocchi in giù. Se non erro. Fa un chunk tipo per un. No, meno di un chunk. Fa meno di un chunk, fa un'area che sarà boh, tipo quanto questa qua a casa, ma 100 blocchi in basso. 9, no, farm là, ne ho parlato. Geothermal generator, trasportare le energie giù, il query e il reattore nucleare. No, ragazzi, non mi ricordo assolutamente più niente, quindi io direi che andiamo a fabbricare questi due travel pad per mettere un collegamento rapido a... No, prima controlliamo quanto ferro abbiamo per vedere se le ricette effettivamente ci possono andare bene. Sì, guardate, abbiamo 9 stack da 9. Cioè, no, abbiamo uno stack. Abbiamo 9 stack. Più 11 stack. No, cosa cazzo sto dicendo? 9 stack. Già solo di quello. Quindi di ferro non dobbiamo avere troppi problemi. Là ne servono 4 per ognuno. Quindi direi che buonanotte al secchio. Abbiamo molto più ferro di quanto ce ne possa mai servire. Ce l'abbiamo anche sfuso qua. Oh sì, abbiamo altri 4 stack. Più questi 11 per 9 che sono uno stack. Sì. Quindi abbiamo 9, 10, 14 stack e mezzo, diciamo, di 14 stack e un quarto di ferro. Andiamo a fare i travel pad che non mi ricordo mai come si fanno. Metto solo travel perché non mi ricordo mai come si chiama. Travel pad, travel point, pad light, receiver pad e transporter pad. Allora, noi abbiamo bisogno di due transporter pad. Uno per la casa e uno per sotto che mandi a casa. E due receiver pad che poi non sono fondamentali. Abbiamo abbastanza mese? Non abbiamo abbastanza mese. Fa più. Ah no, qua ne abbiamo scavato un po'. Ne abbiamo trovato un po', quindi questo è... Ci basta questo. Sì, ci basta. Abbiamo bisogno anche di oro. 2 oro e cos'altro? 4 ferro, 2 coppere e 2 vetro. 4 ferro. No, però noi ne vogliamo fare 2. Coppere, quindi 4 coppere e 2 vetro che troviamo qua. Oh, ci abbiamo sempre l'inventario pieno. Guardiamo questo un attimo. E quanto ho detto di vetro? Boh, prendiamo uno stack. Tanto ci servirà. E facciamo craft all. Cosa manca là? Ah, stupido che sono. Porca miseria.
Ora va. Allora, andiamo così. Così. E il vetro sopra, abbiamo detto. E due receiver, due transporter pad li abbiamo. E per il receiver pad abbiamo bisogno di altri 4 di ferro. Dobbiamo. E 2 di copper. Ah no, possiamo smontare un 4 ferro, ci basterà questo. 2 di copper. Perché non ho più spazio? Mannaggia la miseria. 2 di copper, non avevo più bisogno di. Forse erano 4? Sì. Non ho più bisogno di oro, no? Quindi all. Ah, ma sono pugno proprio, eh. Diamo così. E 2. Poi magari ne avevo già. No, per fortuna no. Allora, detto questo, andiamo qua. Mettiamo un transport pad qua che ci può. Vabbè, là avevamo messo il segnale, ma tanto non cittadina. Save. Stupido, ce ne serviva uno solo perché qua a casa ce l'abbiamo già, vabbè. Cittadina, va bene, e qua mettiamo questo. No, qua andava questo. Qua ci va l'altro che porta a sua casa. Perfetto, questo è della cittadina. Ok, mi sembra molto comodo. Abbiamo avanzato uno di quelli, vabbè, tanto non costa particolarmente. Sarei stato molto più stupido fare due transporter. Sì, che poi uno potevamo risparmiarlo, effettivamente, quello qua, eh. Però diciamo che è meglio fare le cose con stile, dai, carine, se possiamo permettercele, fin tanto che abbiamo un po' di mese. Tanto l'abbiamo raccolto. Dove cavolo avevo messo la stone? Avevo lasciato della stone da qualche parte, mi ricordo. Ah, qua all'autosorting attivo. Detto questo, niente. Io credo che per questo episodio possa essere tutto, anche perché è durato abbastanza. E devo ancora renderizzarlo per cercare di caricarvelo domani. Se riesco, e boh, fatemi sapere soprattutto riguardo alla questione delle luci. Ah, ecco, adesso che sto chiudendo mi viene in mente che cosa dovevo dirvi prima. Prima, quando ho temporeggiato e non mi ricordavo più assolutamente cosa dovevo dirvi, era una questione che ho scoperto riguardo alle farm. Sapete che avevamo supposto, almeno io avevo supposto, che il grano e il cotone non crescessero perché c'era sopra la pianta, diciamo, c'erano le foglie della pianta. E allora ho abbattuto le piante perché ci dovesse essere solo aria sopra di esse. Ecco, niente di più falso, non è una questione di solo aria, è una questione di luminosità. Hanno aumentato parecchio le necessità di luminosità delle piante, per cui non è più solo sufficiente una torcia, diciamo, no? O che ci sia un pizzico di luce. Hanno bisogno di luce pari a 15, che è più di una torcia, è tipo come una delle lampade del Jordax Lamp, no? Di cui parlavamo prima. Per quello poi è saltata fuori la questione delle piante. C'era uno che mi diceva che bisognasse usare il condizionatore, ma in realtà era una cavolata assurda. Bisogna semplicemente mettere tanta luce, quindi probabilmente mettendo sufficiente luce riescono anche a crescere in un altro punto. Quindi è possibile che se questa farm debba diventare molto più grande, la faremo in un altro luogo dove ci sarà più spazio e dove appunto. Ragazzi, mettiamo la World Anchor prima di dimenticarcene. Già che c'è, io la metterei qua accanto alla chest. Segno 10 per essere sicuri, poi non lo so neanche se. Abilitata. Così almeno ci cresce sta roba qua. E allora quando torniamo possiamo semplicemente fare questo. Ci dropperà tutto per ora, però. Per ora, però. È comunque già qualcosa.
E poi speriamo che faccio anche quello. Voglio automatizzare anche quella farm là. Detto questo, appunto, io per questo episodio vi saluto. Vi invito a lasciare un commento al riguardo della questione delle lampade qua sotto. Queste qua da aggiungere alle varie casette, verdi se sono occupate, rosse se non c'è nessuno. E pensavo grigie sul pavimento potrebbe essere una cosa carina. Grigie ci sono, no? Ma dovrebbero, c'è il colore grigio, quindi sì, c'è grey e c'è anche light, no, white, però sembra grey. C'è grey, c'è anche dark grey, ecco, infatti. Una di queste due, questa si crafta come? Con il grey dye che si fa con... bianco e nero, effettivamente. No, no, bianco e dark grey. Bianco e nero, sì. E questo si farà semplicemente con... ah, vedi, due nero e un bianco, oppure si farà con un grey e un nero, infatti. E niente, commento su questo, noi ci vediamo al prossimo video, vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto l'episodio, e io mi auguro di sì, visto che vi ho spiegato tutte queste cose che la maggior parte degli utenti Minecraft non sanno proprio per niente. E iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto, trovate il mio link della pagina Facebook in descrizione qua sotto al video. Vi saluto, ciao a tutti, buona giornata!